Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan. Natale 1995. I am in the room waiting for Santa and for Claus. Suddenly by night, they will arrive. Can't you feel the typical clink, 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 clink? Presents for the good, cold for the bad. Proprio come diceva mia mamma. Christmas with the yours, Easter what you want. Peace between love and oasis. Christmas with the yours, Easter what you want. Don't throw atomic bombs because it's Christmas time. It's Christmas time. Panettone's on the table and everybody's drinking Moscato. Go to buy a tree, but not a true tree, because otherwise it would die, 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 die. Panettone is on the table, but it is another one. Infatti è quello senza canditi. Oh, Christmas with the yours, Easter what you want. Peace between lights and shadow. Christmas with the yours, Easter what you want. Don't drop a topic. Giustamente c'è uno che dice tutte belle le canzoni di Natale di DJ, per la carità, ma questo è un altro campionato. Io me l'ascolto anche a Ferragosto questa canzone. È proprio slegata. Ma sfruttando anche l'idioma, non dovrebbe essere inserita nelle grandi compilation, per esempio, di Spotify, delle grandi canzoni? Cioè, se tu adesso su Spotify sei lì che fai l'albero e metti canzoni di Natale, Mariah, Frank Sinatra, John Lennon, così. Non dovrebbe esserci UM, non dovrebbe esserci anche questa qua. Magari cioè, c'è. Secondo me dovrebbe. Oh, a proposito degli UM, l'altro giorno credo di aver fatto perdere un sacco di persone a un gioco che ne avevo sentito parlare un paio d'anni. Cosa è già? Il Wamageddon, ma esiste ancora? Evidentemente sì, evidentemente sì. Cioè, vinci se riesci a non ascoltare mai Last Christmas fino a Natale. Fino a Natale. Sì. Io l'altro giorno, in maniera improvvida, l'ho messo in una stories e ne ho seccati una quantità. Ne ho fatti fuori proprio. Io sono riuscita a skippare la tua, ma al cinema me la son trovata lì. Dove? Nelle pubblicità? Sì, sono andata a vedere Napoleone. Trac! Te l'ha messa. Negli auguri di Natale del cinema. Sono dei malandrini. La sono vita dei che fa fosca. Ma poi cosa si vince? Niente. La gloria. Sì. Ci si trova. Te con la puoi menare. Te la puoi menare tu e l'altro gruppo di. Quanti saranno rimasti alla fine ad aver scampato? Non tanti, secondo me. La mettiamo oggi come prima canzone. Ecco. No, sennò cambiate tutti i radio. Invece dovete stare qui, ragazzi, nella vostra radio preferita, Radio DJ, perché sta iniziando una nuova puntata di Cattelant. Sigla. Oh! This is the guy!
È arrivato, la vediamo, dov'è? Senti, come lotta! Ragazzi, oggi è la prima puntata dopo una... Secondo, credo, adesso... Non stiamo a riaprire i discorsi, però sono curioso di saperlo se è stato il primo shitstormino che ha dovuto subire l'Andreoli. Perché comunque il primo shitstorm non si dimentica mai, no? C'è sempre un momento... Quando fai questo lavoro e parli, a un certo punto succede una roba che ti fa... È arrivata? Non si vede. Eppure si io, vede. Eppure io sento... La tigre! C'è! È arrivata! Accompagnata la dottoressa da Russo! Sì, perché deve andare in giro scortata! Con dei capelli nuovissimi, incredibili! Porca miseria! Che taglio l'Andreoli! Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Ci dicono che la canzone c'è! Nelle playlist natalizie di Spotify, pare ci sia anche Christmas with Yours, che mi sembra. Ah, questa, pensavo quella di Wham. Non lo sapevo, sono un po' stupito, ma mi sembra tutto giusto, sì. tutto corretto. Ieri Linus faceva un ragionamento. Stiamo sempre parlando della canzone. Dicono che ieri Linus ha fatto un ragionamento dicendo che siccome il gioco è sempre che è più bella quella dell'anno prima, sì. Essendo questa la prima. È ovvio che sia la più bella di tutte. Questa qui era la prima? Sì, questa è stata la prima canzone di Natalia Radio DJ. Però secondo me non è solo quello. Non è solo una... Cioè, se questa fosse uscita come ottava... Beh, oggettivamente è proprio bella. È proprio bella. Allora, ragazzi, dai! È l'ultimo mercoledì di quest'anno, quindi l'ultima occasione per il 2023 di parlare con Stefania Andreoli. Quindi vi diamo il numero di telefono che è il 347-342-5220. Vabbè, la mail tanto non la guardiamo mai noi per l'Andreoli, quindi potete direttamente scriverci lì e lei sarà pronta a rispondervi. Mettiamo subito il primo pezzo di oggi che è Greedy, Tate McRae su Radio DJ. Signori, è arrivata qui nei nostri studi. Non so se oggi serve una sigla o basta il ruggito della tigre. È arrivata in studio la dottoressa Stefania Andreoli. Se metti il pallonino al contrario, ti dimentichi che devi scaldare il biberon, ti si ne frega. Devi uscire di più, giocare di più fuori. Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure. Non l'ho fatto apposta, mamma. Vedrai quando avrai tu dei figli. Allora, la cosa che ci siamo chiesti è... Ma che batteria hai nel telefono? Che ti dura... Avevo... Come ha fatto a non scaricarsi mai il telefono tutto il weekend a lottare come una tigre? Avevo la power bank di Agnese. Hai attaccato tutto. Sì, perché lei stava dalla mia parte, non come te. Anche se devo ringraziarti, perché prima che entrassimo in onda finalmente mi hai spiegato cosa io abbia sbagliato, perché mi sfuggiva completamente. Hai fatto l'Andrea Azzoli. Ho fatto una mossa da parvenu. Però Ale, io in arrivo da Bea...
Ma io arrivo da Beata Giuliana. Lo so, ma noi che riconosciamo lo sappiamo. From the block, capito? Io pensavo di fare una cosa carina, non una roba da sfigati. No, no, cioè... Ma io sono una sfigata in queste cose qua. Ma noi che ti conosciamo lo sappiamo, però hai apprezzato che ti abbiamo detto la verità. Certo. Vero? Cioè, è bello questa roba. Ma scherzi, no, no, voglio niente di diverso dalla verità. Ci sta, ci sta. Però eravamo lì, ti immaginavamo attaccata alla presa della corrente, seduta tutto il weekend seduta contro un muro così, a lottare. Senti, tra le altre cose, oggi è il decennale della prima grande shitstorm della storia dei social di Justin Sacco. Cioè? Che è quella ragazza che sull'aereo. Si era imbarcata sull'aereo facendo una battuta venuta male. Oddio, sai che... Dopo che non l'ha capito, secondo me non era neanche venuta male. Era una battuta che voleva dire esattamente il contrario di come è stata interpretata. Solo che siccome lei nel frattempo era in aereo e si è persa 12 ore in cui poteva lottare come una tigre, anche lei non ha potuto lottare, quando è scesa dall'aereo la sua vita era in frantumi, perché la gente non si pone domande su ho capito bene, parte all'attacco. E questo mi conferma che però io sarò una parvenue, sì, ma sono stata una parvenue mal interpretata. Sì, sì. Hai fatto l'Andrea Azzoli. È un classico caso di Andrea Azzoli. Ma può succedere a tutti. I tuoi ascoltatori sanno cosa voglia dire? No, non credo, lo sappiamo noi. Va bene, non glielo spieghiamo. I più sgamati secondo me lo capiscono che cosa vuol dire, però non starei qua ad aprire altre questioni. Al telefono c'è Agostino. Buongiorno Agostino. Buongiorno Ale. Come va? Buongiorno, come va? Dottoressa. Tutto bene. Tutto grazie. Bene. Dici tutto, la dottoressa è qua per te. Grazie. Allora, la questione è questa: io ho un bambino di 8 anni e un bambino di 2 anni e mezzo circa. Quello di 8 anni, circa 10 giorni fa, lui utilizza il nostro cellulare, il mio di mia moglie, per vedere dei video, scaricare giochi, eccetera. Andiamo a vedere la cronologia di Google e troviamo ricerca video donne nude. Donne nude. Donne nude, scusami. Dubbio, giustamente, cerchiamo di parlare con lui, capire perché aveva fatto questa ricerca, eccetera. Viene fuori che nel tragitto dell'autobus della scuola ci sono dei ragazzini più o meno della stessa età, quindi qualche anno in più forse, che descrivono video anche porno, eccetera, e quindi tra virgolette gli fanno domande dove gli dicono tu sai come si fa questo, eccetera, eccetera. E lui, la curiosità di capire, questa è la sua giustificazione, di capire se era vero quello che dicevano, è andato a ricercare questi video. Sì. Fortunatamente c'era un filtro e quindi anche le immagini erano comunque sfocate e quindi non ha trovato di nulla. Ora, qual è la questione? Sicuramente a 8 anni... ci siamo, piano piano anche noi stiamo cercando di fargli capire com'è la situazione, come funziona, eccetera. Però vorremmo trovare un equilibrio tra l'essere fin troppo moderni e essere di vecchio stampo. Cioè, come no, ma secondo me, scusami Agostino, infatti tu nel messaggio dici non siamo genitori bacchettoni né demonizziamo il sesso, però ci sembra prematuro l'approccio alla pornografia a 8 anni. Ma mi sembra che sia altro. Mi sembra che sia assolutamente così. Non è una questione di essere bacchettoni, anzi è esattamente così. C'è anche un profilo di reato in realtà, perché naturalmente si tratta di materiale che a quest'età non deve raggiungere i più giovani. Dimmi una cosa, a quest'età ci siamo? Che cosa intendi? Nel senso che dalla mia storia mi ricordo intorno ai 12, 13 anni, 11 anni, quindi era il momento in cui andavi a capire effettivamente quello che succedeva a livello sessuale, no? Ok, però provo a chiarirti le idee su un paio di aspetti. Stai attento a equiparare gli 8 e i 12-13 anni, perché a 8 anni tuo figlio è in quarta elementare? In terza elementare. Perfetto, è un bambino. È piccolo, invece a 12-13 si è alle medie e si è dei ragazzini. Anche il corpo inizia a mandare dei segnali e di fatto non possiamo mettere accanto un ottenne e un tredicenne, perché non si parlano, si tratta di due stadi evolutivi molto diversi. Noi qui stiamo parlando ancora di figli giovanissimi, quindi intanto tieni presente l'opportunità di che cosa sia adeguato o meno a quest'età, che potremmo dirci in termini diversi se parliamo
massimo tra 5 anni di tuo figlio. Secondo aspetto, mi sembra che dobbiamo però distinguere, perché è vero che comunque c'è la curiosità. Ti dirò, la curiosità inizia da molto prima, senza metterla nel sesso inteso come l'incontro tra due corpi. Di fatto i bambini ai 3 anni, all'esordio all'asilo, cominciano a capire che i maschi sono fatti in un modo e le femmine sono fatte in un altro. Non si domandano ancora cosa serva, scopriranno dopo che occorre per generare degli incastri, però cominciano ad avere un'attenzione al corpo ben molto prima, ok? Che poi cresce insieme a loro. Ma la sessualità e la pornografia non hanno niente a che vedere, ma neanche tra gli adulti. Cioè, noi altri, che invece se abbiamo fatto dei figli o comunque se abbiamo avuto le nostre esperienze, sappiamo cosa succeda tra le lenzuola. Di fatto abbiamo molto ben presente che quello che capita nella vita vera e quello che capita raccontato dal materiale pornografico sono due aspetti, che il primo è quello reale e il secondo è quello attoriale. Quindi ti invito intanto a mettere i puntini sulle i per orientarti in mezzo a queste informazioni. Infatti noi abbiamo cercato, ecco, nel confrontarci, poi ci si confronta abbastanza bene con mio figlio, fermo restando che non è un santo, non credo che sia un santo, quindi alle sue situazioni. Infatti abbiamo cercato di distinguere cosa è l'amore dal sesso, e poi vedremo anche in riferimento a quello che sta succedendo negli ultimi mesi, eccetera, quindi il rapporto uomo-donna, eccetera. Però ecco, il problema è che grazie alla tecnologia, grazie anche a questa estrema libertà che alcuni genitori hanno. Però voi siete stati bravi, perché avete usato il parental control. Tant'è che ti aggiungo un pezzettino, poi non so quanto tempo abbiamo ancora. Io non so se tu conosca questi altri ragazzini, se sono in classe con tuo figlio, se conosci i loro genitori, ma guarda che li devi contattare e dirglielo. Che questo cosa era hanno. Un altro dubbio che avevamo. No, te lo sciolgo senza indugio. Devi assolutamente. Magari con le maestre. No, perché questa è una cosa che avviene fuori da scuola, okay. Quindi io contatterei i genitori, naturalmente assolutamente con un dito non puntato, ma che ci si tiene in tasca, ma per dire: ti rendo noto che tuo figlio a 8, 9, 10 anni entra in contatto con materiale pornografico, che può essere veramente deleterio per lo sviluppo armonioso di un bambino o di una bambina, perché non è materiale adeguato a loro e prima dei 18 anni è materiale vietato. Sì, perché poi nel raccontare le cose siamo stati diverso tempo, no? A raccontare tutto quello che succede, eccetera. Da quello che lui dice, ci sono anche delle occasioni che delle bambine dei 8 anni, ecco, stanno, diciamo così, molto avanti. Vabbè, sì, ho bisogno di dire l'ultima cosa, però, perché siamo in diretta su una radio nazionale e forse non deve sfuggirci. Guardate che questo tipo di comportamento sotto i 14 anni, anche agito tra minorenni e infra 14 anni, ha un profilo di violenza sessuale. Tutto il materiale di carattere sessuale proposto a bambini così giovani, anche tra coetanei, profila un problema anche dal punto di vista penale, e sotto i 14 anni ci vanno di mezzo le famiglie. Quindi stiamo facendo un discorso che esula quello pedagogico, ma entra anche su un piano legale e giurisprudenziale. Quindi Agostino, grazie di avermi dato l'occasione di dirlo, però ti dico, un conto è quello che farai con tuo figlio, un conto è quello che sei responsabilizzato a fare anche con i figli degli altri in questo caso. Ok. Agostino, ti mandiamo un abbraccio. Grazie a voi, grazie del servizio pubblico che date. Ma figurati, scusami Agostino, giusto per rovinare questa cosa, ti sei comportato molto bene anche con tua moglie. Lei ascolta la radio di solito? Cioè, ci ascolta? In questo momento probabilmente no, perché una professoressa sta a scuola. Quindi... Ah, ok. Allora noi lo puoi dire che erano i tuoi, la cronologia era la tua e stai facendo finta che sia. No, era il suo telefono. Ah, il suo, della moglie? Perché sì. No? Certo, allora, facciamo della tieni conto che magari era la sua cronologia. E non quella del. No, Agostino, ti mandiamo un abbraccio. Ciao. Okay, ciao, ciao, mille. ciao. Buona giornata. True to me, deep within my soul, I
Di come abbia fatto breccia nel pubblico italiano la versione italiana di questa canzone, che di solito sono sempre versioni un po'... La stavo cantando tra me. Sono sempre un po' delle maccheronate, così. Però quella dei Backstreet Boys e forse anche quella dei Blue, te ricordi com'era? Non puoi lasciarmi così, non puoi lasciare mai, non mi lasciare mai, non mi lasciare mai. E niente, vi piace quella? La prossima volta mettiamo quella in italiano. Mettiamo quella in italiano la prossima volta. Allora, qualcuno chiede, ma bambino 8 anni col telefono, che ovvio non è il suo, ma se ha avuto il tempo di andare a googolare le zozzerie, comunque è telefono non controllato. Ci sta? Sì, nel senso che dobbiamo immaginare che a 8 anni chiaramente tu non stia lì seduto accanto a lui o a controllarlo. Cioè tu sei lì che fai da mangiare, gli fai, sì, tieni sto telefono. Questo mi sembra un peccato, ma veniale. Ok. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ritorniamo in compagnia della tigre di San Giuliano. Com'è? Di Beata Giuliana. La tigre di Beata Giuliana. Ritorniamo in diretta su Radio DJ. Attenzione, riparte l'azione, Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui. Nella vita ho sempre corso, forte finché il fiato regge, con il cuore a intermittenza, fermo con le quattro frecce. E mi sono perso spesso in relazioni tossiche, ma ho fatto una cosa bene, mettermi con te, mettermi con te, te, te. Forever.
da giovane è un pacco, come limonare in un parco e poi rimanerci di sasso quando lei ti molla e va via con un altro, e poi piangere come fosse l'ultima volta, spaccarsi le mani e pugni contro la porta. Da ragazzino ci vai sotto pure se la storia, esagerando, è durata una settimana corta. Lui con gli amici va a sfondarsi d'alcol, lei con le amiche s'ascolta i Teen Idol, cantano solo pezzi d'amore, ma come fanno che si innamorano almeno sei volte ad album? Poi da grande sta roba passa come l'acne, come la cotta per la più carina della classe, quella a cui facevi da zerbino driver, che poi spariva dentro un camerino con un trapper. Nella vita ho sempre corso, forte finché il fiato regge, con il cuore a intermittenza, fermo con le quattro frecce. Sono perso spesso in relazioni tossiche, ho fatto una cosa bene, mettermi con te, mettermi con te, te. E per pochi, in mezzo a sta massa di idioti, avanzi di Tinder, cornuti e gold digger, è un'associazione no profit. Ci sono stati baci e moine, lanci di tazzine, viaggi di andata e ritorno al confine del mondo, ma oggi è un altro giorno e siamo ancora qua. Bentornati, bentornati su Radio DJ. Siamo noi di Cattelan insieme alla tigre di Beata Giuliana. La gente dice: ma cosa ha fatto? Cosa fa? Niente, niente, niente. Se è passata, è passata. Niente, non ha fatto niente. Sappiate solo che d'ora in poi per noi è la tigre di Beata Giuliana. Come lotta l'Andreoli, come lotta. Al telefono c'è... chi c'è? Ah, è caduta? Ma non vorranno più parlare adesso. Ma si sarà spaventata per il ruggito, avrà detto. Ma non è che poi ci finisco di mezzo io. Invece no, invece no. Stiamo recuperando la telefonata di Giovanna, che intanto inizia ad anticipare un po' di temi. Mamma di due figli, ci saluta, buongiorno, grazie mille. Non sono molto d'accordo a usare punizioni per correggere i comportamenti sbagliati, dice. Le dimenticanze a scuola e i brutti voti, perché essendo stata io bambina e adolescente ribelle, ha quindi anche lei una micetta, non dico proprio una tigre, però quantomeno una micetta. Questi metodi non facevano altro che alimentare la mia frustrazione, ma allo stesso tempo faccio fatica a trovare alternative che abbiano forza o comunque a far valere le mie ragioni. Cosa posso fare? Ma brava Giovanna, adesso la recuperiamo e magari giochiamo al role playing. Giovanna di noi ha già capito tutto. Gio, buongiorno, facci un ruggito per farci capire quanto sei tigre. No, ti prego. Ah, non sei ti. Non sei ti. Giovanna. Allora, ho già spiegato tutto alla dottoressa Stefania Andreoli, che quindi stava già iniziando a risponderti. Sì, Giovanna, non so se mi stavi già ascoltando. Io dicevo che mi piaceva moltissimo come avessi redatto il tuo messaggio. Mi sembra che siamo già molto a fuoco. E secondo me l'unico contributo che posso aggiungere alla tua visione dell'educazione è, se hai voglia, divertirmi con te a fare un po' di role playing. Cioè, riesci a tirarmi fuori una situazione tipo nella quale ti sei trovata un po' in scacco perché non volevi punire ma non sapevi cos'altro si sarebbe potuto fare, e ce la vediamo tra me e te impersonando i ruoli? Certo. Dai. Allora, in un quadro generale i miei figli sono abbastanza diligenti sia a scuola che a casa, quindi non ho mai avuto grandi esigenze di arrivare a punizione, a correzione di questo genere. In realtà il più grande, che ha 11 anni adesso, prima media, del rendimento scolastico comunque buono, ottimo, ultimamente non ci siamo su dimenticanze, quindi relative note di demerito per cose di questo genere. Nel senso che magari dimentica l'astuccio? Esatto, okay. Sì, dimentica il flauto, dimentica qualche compito che comunque ora fa prevalentemente in autonomia. E se prima ammetto che da piccoli qualche punizione per cose di poco valore magari gliel'ho data, non guardi la tele eccetera, adesso l'approccio su di lui è veramente cambiato, anche io proprio nei suoi confronti. Giovanna, è stupendo perché prima che tu...
procede, adesso sentiamo dove sbagli e dove si può aggiustare il tiro, o magari dove fai giusto pensando di sbagliare. Mi interessa moltissimo che tu parli del prima e dell'adesso, perché in effetti limitarsi al non guardi la TV perché hai dimenticato il flauto sarebbe, anziché sostenerlo nelle sue istanze evolutive, 11 anni preadolescenza, sta diventando davvero grande, infantilizzante, regressivo, cioè sarebbe umiliante a 11 anni non guardare la TV il pomeriggio perché hai dimenticato il flauto. Anche perché tra un istante ti spiego perché a 11 anni si dimentica il flauto e magari non la vedrai più come una cosa da punire, ma funzionale a diventare grande. Però scusa, ti ho tolto la parola, cosa mi dicevi? No, appunto, umiliante, perché come dicevo, essendo anch'io stata piuttosto agitata, questo genere di approccio innescava la reazione opposta. Primo, hai del tutto ragione, ma secondo, è umiliante anche per te come genitore, cioè se non hai niente di meglio da offrire a tuo figlio che togliergli qualcosa, forse non stai facendo proprio la mossa più raffinata che potresti avere per le mani, eh? Ok, quindi facciamo che ha dimenticato qualcosa oggi. Cosa ti verrebbe da fare nel pomeriggio? Dimentica il flauto, sì? Oggi arriva con la nota, come sì? Insomma, accordi con le maestre. Sì? E non ho fatto nulla. Certo. Nel senso che gli ho parlato e gli ho detto che secondo me non sta prendendo sul serio la situazione a scuola. E gli ho proprio detto quello che sto dicendo a voi, che di dargli le punizioni io non me la sento più perché non ho davanti un bambino. Ma dall'altro lato spero che si comporti in una maniera diversa, ma mi accorgo che questo spero sembra poco forte come... Allora, ti racconto un po' io. Non conosco tuo figlio, ma conosco gli undicenni. Allora, intanto, attenta a una cosa. Guarda che c'è qui una punizione, che ha dato la scuola. Come opportuno che sia, perché in effetti lui è a scuola che in qualche modo ha infranto la richiesta, la consegna del portare il materiale, ed è la scuola che l'ha sanzionato. Perché dovresti metterci il carico anche tu, scusa? Tu magari metterai dentro una punizione se lui si comportasse male in casa. Così come se si comportasse male in casa non è che arriva la docente di matematica a fargli fare un compito aggiuntivo. Quindi qui la punizione ce l'abbiamo già, gliel'hanno data gli insegnanti. Dopodiché ti racconto perché lui è così dimentichino. Allora, a 11 anni si subisce uno scatto di crescita anche dal punto di vista cerebrale e neuronale, per cui il corpo comincia con la pubertà ad avere a che fare con le sue trasformazioni e il cervello è molto impegnato su tutta una serie di fronti che invece in età infantile erano in fase di latenza, erano in letargo, erano dormienti. Quindi un bambino sembrava più attento solo perché aveva meno cose e più schematiche in testa. La maggior parte gliele facevano i suoi genitori. Adesso giustamente si acquisisce autonomia, ma non si è ancora capaci di organizzarsi, perché nel frattempo il cervello si sta ancora organizzando, il lobo frontale, che è quello che stabilisce la filiera delle nostre reazioni, non è ancora giunto a compimento, e quindi ci troviamo a fare qualcosa senza essere ancora capaci di farla, ma giustamente non possiamo mai imparare a farla se non cominciamo a farla sbagliando. Quindi tu non puoi fare le cose al suo posto, ma se sai che si dimentica, piuttosto, anziché infilargli il flauto nello zaino che è un onere suo, chiedigli una volta in più se ha preparato la cartella senza dimenticare niente. Fai quel pezzo lì, se dovesse dimenticarsi, sappi perché si sta dimenticando, cioè va contro la sua volontà, e lascia che se ne occupino gli insegnanti. Se invece la prossima volta ci chiami e mi fai un esempio di lui che si è comportato male con il fratello, allora eventualmente vediamo se possa essere punito in un altro senso. Scusami, quando finisce di formarsi il cervello di un essere umano? Allora, in realtà andiamo avanti per altri anni, cioè almeno fino ai 18-20. E poi basta. Anzi, da lì cominciamo a perdere neuroni. Ah, pensa te. Giovanna, ti mandiamo un abbraccio. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao. Mamma mia, che altro regalone che vi facciamo. Gli Smith su Radio DJ. Town. But the panic on the streets of Carlisle.
Oh, poi lamentatevi, lamentatevi. Se noi, dopo sti regalini qua che vi facciamo, lamentatevi. Ma ti chiedevo questa roba dello sviluppo del cervello, perché è un po' una campagna di una mia amica. Sempre tornando un po' al discorso dei social, molto spesso sui social ci troviamo a interagire con persone molto molto giovani, no? Siccome il grande cortocircuito delle discussioni spesso sui social è che mette a discutere cinquantenni con sedicenni senza che questa cosa sia chiara a nessuno dei due. E quindi quella roba lì è ovvio che crea frizioni. Niente, basta, volevo dirti il perché della domanda. Perché comunque ci sono tante cose che ancora magari mancano, o magari troppi neuroni che hanno iniziato ad abbandonare Bravissimo, il cervello questo nei cinquantenni. Va considerato, perché oltre alle caratteristiche culturali del delta generazionale c'è anche che abbiamo cervelli più o meno invecchiati o più o meno precocemente ancora da sviluppare, da sviluppare. A proposito, c'è... Ma cos'è? Walter ha toccato il furbi che c'è qua in studio, è iniziato a parlare il furbi. C'è il furbi portalo che sta andando. Portalo via. puoi far uscire il furbi dallo studio, per favore? Ma cosa stava dicendo? Cosa? Non sapeva neanche lui cosa stava dicendo. Ciao, mia figlia ha un lieve disturbo dell'attenzione, ha 12 anni, vorrei portarla a fare psicoterapia per aiutarla a trovare un metodo per gestire il tempo, ma il padre si oppone dicendo che per lei potrebbe essere un trauma. Allora Ale, questa faccenda che andare in psicoterapia potrebbe essere un trauma per i figli è una cosa che sento spesso e che faccio un po' fatica a capire. Ho più l'impressione che sia un modo che gli adulti utilizzano per prendere le distanze, quindi addossando sulle spalle del minore l'eventuale rischio di andare a toccare delle cose che se ignorate potrebbero non dare fastidio, che però non è del figlio, è di quel padre o di quella madre, perché vi garantisco, qui lo dico e non lo nego, soddisfatti o rimborsati, tutte le frasi fatte che volete, che la psicoterapia è esattamente lo scopo opposto, cioè se anche c'è un trauma di andare a rimuoverlo e certo non di generarne altri. Questo mi sento di dirlo anche se si capitasse da qualche collega un po' inesperto che può fare dei pasticci, ma poi ce ne sono altri invece più di mestiere che possono andare a mettere le mani su quel pasticcio. Mi piace aggiungere una cosa su questo. Allora, questa ragazzina evidentemente ha un ADHD, cioè disturbo da disattenzione e iperattività. Scusami, anche di questo noi stiamo dando per scontato che ce l'abbia veramente. Cioè, nel senso, io sono ancora più pragmatico. Se ce l'ha veramente, secondo me il papà deve accettare e cercare di fare in modo, perché poi secondo me ci sono anche tanti genitori che danno le loro diagnosi sentendosi dei dottor House a volevo caso. Arrivare esattamente cioè, lì lieve sindrome del cioè lieve disturbo dell'attenzione ce l'ha o lo pensi potrebbe tu? Averlo okay. Probabilmente questa mamma lo dice perché hanno fatto il percorso di valutazione, esatto, che ha dato scontato questo che esito ce l'abbia, sì. Io parto con un pregiudizio positivo, questa ragazzina sì. Ce l'ha. Allora è vero che più che la psicoterapia per affrontare il fatto di avere un disturbo dell'attenzione potrebbe essere molto utile imparare delle strategie di coping per stare con il proprio modo di funzionare, che è del tutto peculiare, e mi viene da dire che quando c'è un bisogno espresso da un figlio, sappiate una cosa che non abbiamo mai detto, Ale, che mentre in generale per la presa in carico dei minori occorre il consenso sottoscritto di entrambi i genitori, che devono essere parimenti d'accordo rispetto all'avvio di un percorso, quando però c'è un pregiudizio che pende sul minore, oggettivo come in questo caso, cioè alla mamma sembra che la ragazzina ne trarrebbe beneficio, ma il padre si oppone per una ragione iniqua di fatto, sì, che non ha nessun fondamento, si può aggirare il consenso sottoscritto da entrambi facendo intervenire il giudice tutelare, cioè si fa una richiesta al giudice tutelare che di fatto, sovrintendendo ai genitori, stabilisce che per quel figlio o per quella figlia occorre lo psicologo, anche senza che necessariamente il genitore che è contrario lo venga a sapere, proprio a tutela della privacy e della salute, che deve essere il principio che ci guida, cioè il superiore interesse è sempre quello del minore. Però se riuscite mettetevi d'accordo voi. No, sì, beh, anche insomma, perché sai, fare tutto, ho cioè, più l'idea se riuscite, che per una figlia il problema sia il dissidio tra la mamma e il papà rispetto alla sua salute che non andare dallo psicologo. Sì, anche. Separazione in atto dopo 25 anni, comunicato solo a figlio 18enne, l'altro è all'estero per studi a 21 anni. Come dirglielo? Il 18enne non l'ha presa bene, ma adesso sembra andare meglio. Non vorrei sbagliare anche col più grande. Allora, scrivi alla Pina.
Perché? E loro fanno, glielo diciamo noi. Ah, ecco, allora tu scrivi può, la Pina, la Pina. La Pina chiama figlio grande e dice: ciao, ti ricordi mamma e papà a casa? Non più, mi spiace. E l'hai fatta fuori. Ognuno a Natale da una parte. Un'alternativa potrebbe essere questa. Allora, non so cosa è andata male col figlio diciottenne. Quindi, intanto, magari, considerando che sono comunque due figli diversi, tieni conto di non replicare quello che al primo giro non è andato proprio per il verso giusto. Secondo, poi, io prenderei un simpaticissimo aereo, mi siederei di fronte al figlio e gliene parlerei vis-à-vis. Sì, certo. Lo do abbastanza per scontato, ma siccome ce lo chiedono, partiamo dalla BC. Questa cosa non la può logistica. Essere affrontata da remoto. Ok, via bisogna me. Metterci gli occhi, una la pelle, meno. No la telefonata, no, no la il messaggio, no la PEC e no il figlio di 18 anni che si fa carico di una cosa di che gli è già stata detta, certo. E che deve tenere in caldo fino a che non viene comunicata al fratello maggiore, quindi rapidi. Certo, certo. Stefi, grazie mille. Ma come? Abbiamo fatto. Mi avevi detto tre domande, ne hai fatte due. Perché c'è Maurizio che mi incombe lì che... Sì, sì, e adesso? Sì. Adesso niente, noi siamo qua, il giorno di Natale ci siamo. Ah, ma alla fine me l'hai confermato? Allora, prenotare lo studio l'abbiamo prenotato. Sì. Noi ci siamo. Ma che ora devo venire? Da mezzogiorno all'una noi siamo qua. Il giorno di Natale. Mamma, papà, passare. Non sarò Beata Giuliana da voi perché sarò qui da Ale. Poi, quanto ci metti da Beata Giuliana qua? Beh, quel giorno lì non ci sarà in giro nessuno, mezz'oretta. Vieni, fai un saluto e poi torni a ruggire in faccia a tutta la famiglia. Da, 25. Va bene, grazie mille alla dottoressa Stefania Andreoli che ha lottato insieme a noi anche tra l'altro, sì, per tutto quest'anno. Tornerà a gennaio dall'8, 9, il 10. Il 10. Il 10 gennaio ritorneremo insieme qua su Radio DJ. Grazie, Stefi. Ma quando lo fai tu un disco così? Quando lo fai tu un disco? Ci stai lavorando? Abbiamo fatto, ragazzi, grazie mille a tutti. Faccio come se fossi stanco, stanco. No, non sono mica stanco. Dai, ma figura. Fammela sentire, voglio sentire sta canzone bene, dai. Tutti insieme. Ma la canta il Furby? Potrebbe essere. Ma cosa si è... Di chi è quel furbino? Ci guarda. Non lo so. Molto carino. L'ho trovato qua stamattina io.
È Fosca, lo sta mirando, piglialo. No, dai. Dai, adottalo. Nello studio. Adotta un Furby. No, prendilo davvero. È bello averlo qui. Fai mattini elettronici anche lui. Fai perché ha bevuto? Vedi. Mamma mia. Spero di ritrovarlo qui a gennaio. Cioè che ormai faccia parte dello studio, rimanga con noi. Vabbè, abbiamo adottato un Furby in studio, non sappiamo di chi sia, ma ce lo teniamo lì. Non chiudere anche più gli occhi. È rimasto lì agli occhi in porca troia. È lì che va. Ma cosa è successo? Cosa è successo qua sto Furby? Ragazzini, grazie mille a tutti. Stateci bene, anzi, ci risentiamo domani, sempre belli puntuali, da mezzogiorno a luna su Radio DJ. Grazie mille a tutti, grazie a Fosca, grazie a Walter, grazie a Maurizio. Cosa? Niente, non so, oggi non so come chiudere, basta. Vabbè, forse salutarvi è la cosa migliore. Ciao, a domani, vi voglio bene. Ciao ciao.